Grazie a te. Ho un esercito per riconquistare il castello. Te l'avevo detto che Yuna era in gamba. Sto già preparando la sua ricompensa. I rinforzi dello Shogun saranno presto qui. Ma prima che arrivino, dobbiamo risolvere un problema. Le spie hanno intercettato gli ordini del Khan. Erano per Ryuzo. I suoi mercenari sono pronti a fiancheggiarci. Sai dov'è Ryuzo ora? Vicino, al forte Koyasan. Non serve che lo affronti tu stesso. Era mio amico. Me la vedrò io. Fa quel che devi. Al tuo ritorno l'esercito sarà pronto a marciare. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. La resa dei conti. Che si è giunto il momento di prenderci la nostra vendetta su Ryuzo. Forse Yuna verrà con noi. Allora, l'ultima conversazione tra il Kotun Khan e Ryuzo è finita in maniera un po' criptica. Ha detto: trovo un altro modo per farlo fuori, no? Nel momento in cui anche Ryuzo ha ammesso che siamo lo spadaccino più abile dell'isola. Tu che cosa lasci? Più di quanto immagini. Troveremo lì nuovi attrezzi. Sì, non c'è solo quel modo. Trova un altro modo. L'avrà trovato? Non lo so. Ma intanto però Yuna dovrebbe aver adempito al suo dovere. Se ne va? Ma prima di iniziare ragazzi, anche se vi sembrerà un po' strano in una serie, ma devo lasciare la parola al Mike del passato e poi iniziamo. Ma oggi voglio parlarvi di Tactical, un gioco gratuito sia per Android che per iOS. Vi lascio il link in descrizione per scaricarlo e se utilizzerete questo codice avrete anche nel gioco la skin con la bandiera italiana. Guardate quanto è bella! È uno sparatutto mobile 5 contro 5 con visuale isometrica in tempo reale, ha una fisica realistica e l'ambiente tutta distruttibile. Potete scegliere l'attrezzatura da portarvi in battaglia. Avrete un'arma principale e una secondaria. Vedete, questa è la mia con la bandiera italiana, è fighissima. A sto punto giochiamo. Vai, si inizia. Ragazzi, abbiamo la borsa. Quindi adesso vuol dire che ci dobbiamo riparare il più possibile. Ah, mi stanno scagliando di dosso di tutto. Ma perché non mi aiutano? Raga, 15 uccisioni. Stone feed da... Ma in teoria possiamo prendere anche i mezzi. Bravi amici, pushate per me. Addio. Li stiamo a pushare noi ragazzi, è incredibile. Aspetta, aspetta, aspetta. Gli ho lanciato la bomba. Su tu, addio. 20 uccisioni ragazzi, secondo me. Poi mi porto a casa pure la palma del Man of the Match, eh. Vittoria. Più salirete di livello e più sarà difficile, perché incontrerete dei giocatori veramente fenomenali. Potete anche unirvi a un clan, ma è veramente una figata ragazzi. Mi raccomando, scaricate il gioco dal link in descrizione così mi supportate e avrete con questo codice la skin della bandiera italiana. Ma adesso vi lascio al Mike del passato. Te ne vai. Tuo zio è stato di parola. La nostra nave salpa domattina. Aiutami un'ultima volta. Ryuzo si nasconde a Forte Koyasan. Non posso. Ti prego di capire. È tutta una vita che aspetto. Soffro la fame. E rischio la pelle per racimolare qualcosa e ricominciare una vita in Giappone. Non posso mollare ora. Non te lo sto chiedendo. Aiutami con Ryuzo e poi ci saluteremo. È la tua battaglia, Jin. Non la mia. Voglio solo poter ricominciare una nuova vita. Non ti fermo allora. Grazie, Yuna. Di tutto. Spero che troverai pace. Anche tu. Signore. Ascolta tua sorella, Taka. Avrà cura di te. Addio, Lord Sakai. Posso farcela da solo, nelle ombre della notte.
Sembra molto dispiaciuto, e quindi è un addio. Certo, ragazzi, io sono un po' dalla parte di Yuna. Cioè, alla fine... cioè, è la sua battaglia, non è la sua. Sì, che cazzo ho detto? È la battaglia di Jin, non è la battaglia di Yuna. Ci sta. Ha fatto quello che doveva. Vengo a prenderti, Ryuzo. Esatto, ma adesso, ragazzi, il forte Kouya-san ci aspetta. Ryuzo è lì. Non vorrei che fosse un trappolon, ma sono abbastanza sicuro che lo sarà. Guardate che bello, ragazzi, la foresta che si tinge di rosso. Quasi che siamo in quel Giappone degli anime. Un covo di traditori. Farò ricognizione. Sì, ma non so se è una buona idea entrarci così, da soli e dritti per dritti. Ma è pieno di mongoli. Mongoli, come se non bastassero i cappelli. Aspettate! L'Orsakai! Shh! Ci farei scoprire. Non vi lascerò solo. Se non vi accompagna Yuna, vi accompagnerò io. Non sei preparato. A Yarikawa diceste che se restiamo uniti possiamo salvare il paese. Io sto con lo spettro. Non puoi aiutarmi coi mongoli. Se ti accadesse... Fatemi creare almeno un diversivo. Ne porto via qualcuno. Vi facilito le cose. Va bene. Quando ti inseguiranno, torna immediatamente al campo. Non vi deluderò. Vai, cominciamo. La vedo brutta. La vedo brutta. Cani! Voi mongoli siete solo cani bastardi! Dirò a Lord Shimura che siete qui! I samurai verranno a cercarvi! Taglieranno le vostre teste, codardi! Non lo so, ragazzi, sembra bene questa cosa. Non c'è un posto per entrare? Buttiamo le nostre abilità da spettro. Devo essere sincero, ho giocato per lo più come un samurai, un vero samurai in questo gioco. Ottimo, non c'è... Taka. Ora torna indietro sano e salvo. Esatto. Ragazzi, non c'è, diciamo, scelta morale. Ed è strano perché... Non c'è Ryuzo. Perché, in teoria, nei giochi di Cyber Punch, che sono gli sviluppatori, l'ultimo grande che hanno fatto è stato Infamous. No? Ve lo ricordate? A me piace tantissimo Infamous. Uno... Tra l'altro mi sa che per il gioco PS4 è stato il primissimo che ho platinato. Vabbè, però lì c'era la scelta morale, no? Giochi da buono, giochi da cattivo, il gioco cambia. Qui invece no. Ok, fatti fuori tutti in una maniera un po' veloce. Tra l'altro, ogni volta che veniamo colpiti perdiamo la forma spettrale. Quella è ottima per liberare le, tipo i forti. E poi quello che stiamo facendo noi in realtà. Ryuzo! Ryuzo! Felice di rivederti. Ah, l'ho trovato. Sai perché sono qui? Sì. Ho fatto in modo che sapessi dove trovarmi. Il Khan vuole vederti. Non sono qui per parlare. Hai tradito tutti. Possiamo salvare il paese insieme. Non deve finire per forza così. Sì, Ryuzo. È necessario. Oh, vabbè, però... Sei uno spettro, non te ne sei accorto. Lo sapevo, ragazzi, che era una trappola. Lo sapevo, lo sapevo. L'Orsakai! L'Orsakai! Vi prego, svegliatevi! Taka... Come? Non tornavate. Temevo foste in pericolo. E volevo aiutarvi, ma i mongoli mi hanno preso. Diamine... Dobbiamo liberarci. Ci uccideranno. Non lo faranno. Prova a liberarti. Non lo faranno. Devo allentarla. Taka. Coraggio. Sarai assetato. Latte della mia cavalla migliore, il suo ultimo dono. Ieri si è rotta la zampa, allora l'ho fatta macellare. Noi facciamo ciò che va fatto. Ecco perché siamo vivi, Lord Sakai. Io sono un samurai. Tu sei molto di più. Tu sei lo spettro.
Convinci la tua gente a inchinarsi a me e darò loro la pace. Noi non potremo mai servirti. Tuo zio disse lo stesso quando gli chiesi di fermare la guerra. Rifiutò di essere tuo schiavo. Anch'io stimo la mia famiglia. E so cosa vuol dire vivere nell'ombra. Beh, lui perché sì. Accontentarsi quando meritiamo di essere leggende? Lui lo è già. Vedi? La tua gente ti segue. Unisciti a me e salvali. Tu vuoi soltanto dividerci. Come hai fatto con Ryuzo. Noi no. Spazientito. Alla tua leggenda non importa nulla di te. Se lo uccidi, puoi andare. No, vabbè, raga. Il tuo amico è morto per te. Ne troverò un altro. E tu dovrai scegliere ancora. Porca miseria! Porca miseria! Di Ayuna! Non ha fatto neanche il tempo a recitare le sue ultime parole. No, vabbè, raga, ma questo è un pazzo. Allora, mi piace tantissimo il Kodunkan come personaggio. Ma porco Giuda, e poi gliel'ha lasciato lì. No, sono sconvolto, ragazzi. Oh, vedete, sto gioco era partito in sordina, ma adesso è impennato clamorosamente. Serve la spada. No, guardalo. No, guarda. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Al di là del personaggio che, vabbè, Taka era quello che era. Guarda i cappelli di paglia balordi. L'aveva messa bella per farla prendere. Li ucciderò. Porco Giuda se li ucciderò, ragazzi. Chi combatterà? Guarda questo, ragazzi, c'ha una plafoniera. Che c'ha in testa? Una lampada. Sono i traditori. Su, fatevi sotto. Il prossimo. Ah! E carichiamo anche il nostro attacco spettrale. Forza. Io non voglio più vederli, veramente. Forza. Me ne mancano due. Da uomo. Io non so cosa vuol dire affrontare da uomo. Samurai, meritate la morte. Assolutamente. No, no, ok. Questo è per Taka. No, non userò il mio attacco spettrale con questo, perché me ne è rimasto uno. No, me l'ho preso. Non ci credo, vai. Senza pietà. Traditori. Traditori meschini. Solo che mi sono giocato malissimo l'attacco spettrale. Devo un po' padroneggiare. Ero riuscito a caricarlo e non l'ho usato perché me ne mancava uno. Vabbè, impareremo. Chi non potrà più imparare nulla è il buon Taka. Ma immaginate adesso che glielo andiamo a dire a Yuna. No, oh, ragazzi, che brutto. Però ci ha salvato. No! Jin! Yuna! Ho appena visto il Khan insieme a Ryuzo. Dov'è Taka?
So che è qui. No, non è più. Ha lasciato un messaggio, diceva che ti avrebbe seguito. Dov'è? No. No! 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 Yuna, aspetta! Tata! Non doveva essere qui! Perché ha disobbedito? No, non andare lì, Yuna. No, ragazzi. Penso non ci sia niente di peggio. Sì. Voleva che fossi orgogliosa di lui. Voleva essere come lo spettro. Non dovevi lasciarlo venire! Ho provato a fermarlo. Ma lui voleva rendersi utile. È da Taka. Dovremmo andare. Non lo lascio qui. E non lo lasceremo. Non lo lasceremo, Yuna, dai. Facciamolo per Taka. Fuori il cane. Ah, sono arrivati i mongoli, sono arrivati. Sì. Ora li ho uccisi. Ho quasi caricato. Ho quasi caricato l'attacco spettrale. Forza. L'hanno ucciso, sì, ragazzi. L'hanno ucciso loro. Non c'è altro da dire. Colpo di grazia per te. Bastardi. L'avete ucciso. Sì, sono lo spettro. Morite. E vendichiamo Taka. Dove stanno? Dove sono arrampicati questi? Quello era l'ultimo. I cappelli di paglia sono finiti. Ryuzo è solo. È ancora vivo. Con il Khan. Qui non ci resta altro da fare. Devo seppellire mio fratello. Ti aiuterò. Non sarebbe dovuto accadere. Mi dispiace. Giurai di dargli una vita dignitosa. E proteggerlo. Non è colpa tua. È mia. No. È del Khan. Di Ryuzo. Di tutti i mongoli su quest'isola. Aiutami a ucciderli. Aiutami a vendicare Taka. Non ho più motivi per andar via. Non so dove andare. Cosa fare. Se non restare. E combattere. Dovresti tornare al campo di mio zio e riposare. Ci vediamo lì. È stato forte. Fino alla fine. Lo è sempre stato. Lo è stato, ragazzi, devo dire la verità. Ha fatto un po' un upset. Vedete il tormento di Sakai. Addirittura è Kage che ci dice: tira di su, non ci pensare. Adesso, ragazzi, io direi che la resa dei conti non è avvenuta. Ho sconfitto i cappelli di paglia, ma a caro prezzo. Ryuzo è fuggito, ma la vera tragedia è la morte di Taka. Un delitto che non resterà impunito. Ragazzi, sono arrivati i rinforzi dal Giappone? Chi va là? Sono Lord Sakai. Siete i nostri rinforzi?
Esattamente. Sono Lord Sadamune Oga, vassallo dello Shogun. Benvenuti a Tsushima. Grazie, Lord Sakai. Lo Shogun ci ha inviati appena ha ricevuto il vostro messaggio. Vostro zio ha appena dato gli ordini. Andremo in battaglia. Sconfiggeremo il Khan e libereremo il castello Shimura dagli invasori. Ottimo. Radunate gli uomini. Devo prima vedere qualcun altro. Vi attenderò alla porta a nord per poi raggiungere insieme vostro zio. Qualcuno direbbe che il viola porta sfiga. T'a posto, guarda quanto è fiero. Ah sì, eh? Quindi finalmente, ragazzi, abbiamo una schiera di samurai, quelli che vengono direttamente dal continente. È ora, Yuna. I samurai sono qui. Si preparano alla battaglia. Sei riuscita a riposare? Purtroppo no. Mi spiace. Taka doveva essere qui. Credeva in te. Ora anche la gente di Yarikawa crede in te. Quando nessuno l'avrebbe fatto, tu l'hai difesa. Rischiano le loro vite per lo spettro. Darei la vita per il popolo di Tsushima. E per te. Speriamo non serva. Ci vediamo, Yuna. Devo incontrare Lord Oga. Ci vediamo sul campo di battaglia. Ma era una dichiarazione di intenti, buon vecchio Jin. Lord Oga, dov'è mio zio? Vi aspetta sulla collina. Il clan Oga sarebbe onorato di accompagnarvi fin lì. Sono lieto della compagnia. Stai per iniziare un lungo racconto? Vuoi davvero procedere? Certo. Non facciamo aspettare il capo. Ottimo. Ma davvero ci andiamo subito a prendere la nostra vendetta? Sembrerebbe, ragazzi, come... Queste cose succedono quando c'è l'ultima missione. Siete ammirevoli, Sakai. Avete salvato vostro zio. Reclutato i reietti di Yarikawa. Non saranno soldati addestrati, ma affiderei loro la mia vita. Allora farò lo stesso. È vero che la gente vi ha soprannominato lo spettro. Dovevano credere in qualcosa dopo la sconfitta dei samurai. I samurai sono tornati. È ora di mettere a tacere queste storie. E ristabilire il potere dello Shogun. È ora di salvare l'isola e il popolo che la abita. Parleremo di politica dopo la morte del Khan. Certo, Lord Sakai. Effettivamente, dai, mo stai a fa tutto... Shimura, vostro nipote è qui. Jin, qua su. Cioè, sta parlando tutto in politichese, non c'è bisogno adesso, no? Sei stato bravo, Jin. Ora siamo in grado di riprendere il mio castello. Mi sono occupato dei cappelli, ma Ryuzo è scappato con il Khan. Volevano che ti tradissi. Hai parlato con il Khan? Ero prigioniero. Se l'avessi saputo, avrei marciato con l'esercito per liberarti. Sono fuggito grazie a Yuna, ma suo fratello... è morto con onore. Il Khan pagherà per il suo sacrificio e per le vostre sofferenze. Jin, lo Shogun appoggia ufficialmente la decisione di adottarti. Quando salveremo l'isola, sarai l'erede del clan Shimura. Non come spettro, ma come samurai. Non ti deluderò, zio. Oggi Sakai e Shimura vanno in guerra. Domani festeggeremo la vittoria come padre e figlio. Oh, si annuncia epica la situazione. Anche se... chissà se non sarà troppo tardi. I samurai sono fieri del loro codice d'onore. Ma questo li rende inflessibili. Prevedibili, facili da battere. Lo spettro non ha limiti. Questo lo rende pericoloso. È il nostro momento, Jin.
Questa battaglia deciderà le sorti dell'isola. Prenderemo la testa del Khan. Insieme. E la porteremo allo Shogun in persona. Guerrieri di Tsushima! Oggi sconfiggeremo il Khotun Khan! Riavremo il castello Shimura! E cacceremo via i mongoli! Seguite Lord Shimura! Alla vittoria! Alla vittoria! Forza, ragazzi! Così, Jin! Così! Senza pietà! Non arrendetevi! Forza! Ragazzi, ma secondo me stiamo facendo lo stesso errore di prima! Della prima volta! Cioè, attaccarli così... Non lo so se è giusta come cosa. Dobbiamo cercare di far fuori quello. No, levati. Ok, ok. Forza, ho lo spettro. Ci aspettavano. Possono spostarsi quanto vogliono. Adesso è qui. Abbatteteli, Lord Sakai. Assolutamente. Liberate la strada per il clan Adachi. Ah no, questa era mia. No, ma già finito. Credo di averlo usato piuttosto male, vabbè. Non è un problema, lo ricaricheremo subito. In mezzo a tutti, così. Eh no, ragazzi, se non faccio fuori quelli. Comunque, i samurai sono proprio completamente inutili. Guarda, in 26 contro 1. E mi vale a dire, ricarica dei mic, che stiamo per affrontare il combattimento più arduo. Eh beh, è stato un bello scontro, ragazzi. Peccato per la forma di spettro, che... Solo che cambiando colore, erano in troppi, mi sono confuso. Però, l'abbiamo sbloccata, ce l'abbiamo, quindi... Occhio alla penna. Siamo pronti, sì. A casa, cani giapponesi, questa porta non si aprirà per voi. Dici? Forza, Kai! Oh, oh, oh! Fuggite, codardi! Jin, che cosa fai? Libero la strada. Non così. Mai così. Affrontali da guerriero, con onore, non da mostro. Non capirebbero. Il terrore non è l'arma di un samurai. Doshu! Doshu! Ragazzi, voi da che parte state? È vero che non possiamo capirlo, come vi ho sempre detto che... Cioè, distruggi l'arma! Noi non la... Attirerò il loro fuoco qui! Cioè. Vengo con te. Stammi vicino. Sì, ma con onore che significa? Sì, adesso... No, no, il cavallo, arriva il cavallo, guarda. Porco tu. Sì, sì, ho capito. Però dico, sì, adesso gli tiro una freccia da lontano. Non è la stessa cosa. Cioè, è onore questo. Gli ho tirato la freccia da lontano. Leva sta mano. Non lo so, ragazzi. Voi ditemi che ne pensate, Cioè, io sarei dell'idea che... Eccolo, lo spettro. Forza, lottiamo per Lord Sakai. Venite e lottate. Venite e lottate. No, però finisce dopo un tot. Come hanno paura questi? Vada verso il ponte. Li vedo. Dove? E adesso non li vedi più, però. Mamma mia, quanto è bello, ragazzi, quanto è bello. Però devo aumentare sta potenza. Assassino, vieni qua. Dobbiamo solo conquistare il ponte e raggiungere il camione. Guerrieri, sfondate la porta. Io li ammazzo tutti. Li colpiremo dall'alto. Yuna, il tuo arco. Sono dietro di te. Ok.
Buono. Guarda! Il ponte! Retrocedono! Il canno non si arrenderebbe così. Qualcosa non va. Ah! Colpisci i cavalli! Non muoiono! Che infame! Quei poveri innocenti. Li ho mandati a morire. Per niente! Dobbiamo onorare il loro sacrificio. Con i soldati migliori. Cioè, ci ha ammazzato tutti i samurai. Ripareremo il ponte e attaccheremo all'alba. No. Ne abbiamo persi troppi. Se mi avessi ascoltato... Basta! C'è un'altra strada. Ne discuteremo in privato. Oh, ragazzi, vedete? C'è il gioco... Ti fa capire perfettamente che la via del samurai in questo caso è sbagliata. Il nostro zio ha fatto la stessa cosa che avevamo fatto noi per salvarlo. E ha fatto la stessa cosa della prima invasione. Cioè appena sono arrivati, uno contro uno, dritti per dritti. No. Perché il Kodunkan è troppo più furbo di noi. Cioè, o almeno utilizza delle armi, come potete vedere, che rendono inefficace il nostro... la nostra offensiva. Che abbiamo fatto così? Abbiamo solo perso uomini. I mongoli sono sulla difensiva. Dobbiamo attaccarli prima che si riprendano e vinceremo. Sì, ciao. Andati a morire. Sono soldati. Abbiamo le mani sporche di sangue. C'è un modo per superare il ponte. Avvelenando il nemico. È terrorismo. Voglio salvare la nostra gente. Insegnando loro a temerci. Se continui per questa strada, non sarai migliore dei mongoli. Io ti ho insegnato a lottare con onore. L'onore è morto a Komoda. Il Khan deve soffrire. Sei preda delle tue emozioni. Ho sacrificato tutto per la nostra gente. Io gli ho dato speranza. Tu niente. Jin. No. È finita. L'ha lasciato. Porca miseria, ragazzi. Io lo zio lo capisco. È quello per cui ha lottato. È le parole che gli ha detto il Kodunkan all'inizio del gioco. Le stesse. C'è un solo modo per batterli. È quello di utilizzare qualcosa che li stupisca. Che li prenda alla sprovvista. Stanno riparando il ponte su ordine di tuo zio. Lord Shimura vuole seguire il suo piano a tutti i costi. Non importa quante vite costerà. Questa gente è qui che lotta. Per te. Quanto strozzalupo riesci a trovare in un'ora? Qualche mazzo. Di agli altri di raccoglierne il più possibile. Vuoi avvelenare i mongoli? Mi infiltrerò nel castello e glielo farò bere. Voglio vedere il Khan strozzarsi col suo sangue. Tuo zio lo scoprirà. Oh, cazzo. Lo so. Taka stava preparando una cosa per te. Non lo so se la vuoi, ma... beh... se ti dovesse... Non succederà. Vorrebbe che l'avessi tu. Cioè, ragazzi? Dall'oscurità. Questo è tutto lo strozzalupo che c'è. È sufficiente. Me lo farò bastare. Oh. Armatura dello spettro.
Un dono da parte di Daga per potenziare l'assetto tattico dello spettro, nonché ultima creazione di un buon amico. No, porca vacca, ma mi dispiace troppo. O riduce di uno per attivare la forma spettro, molto goloso. E le uccisioni possono terrorizzare, chiaro. Potenziata come diventa? Bella così, già. E al massimo? Oh, ah, è quella praticamente, è quella... Figa col simbolo! L'armatura dei trailer. Che so che a voi vi fa tanto ridere sta cosa, però è proprio lei. Bello. Se raggiungo quella torre, troverò i soldati del Khan e capirò come avvelenarli. Assolutamente, ragazzi, quindi siamo arrivati al punto di esserci trasformati in uno spettro. Come detto nelle scorse puntate, adesso siamo definitivamente quelli che... Oh no, ok. In Giappone sono conosciuti come shinobi, i ninja, no? Eh sì, ragazzi, anche perché le caratteristiche non sono quelle lì. Dal punto di vista storico, i ninja furono riconosciuti, tra virgolette, solo più tardi. Quindi non so se in questo periodo storico, cioè, esistevano già. Comunque erano utilizzati per azioni di spionaggio, si travestivano, no? In realtà molte abilità, no? Che gli vengono... Ah! Che gli vengono riconosciute adesso, no? Sono più che altre robe folcloristiche, cioè non è che sono tutte vere. Tipo l'invisibilità non è... No. Però, insomma, nel folklore giapponese... In realtà non nel folklore giapponese. Dovete sapere, è più una cosa... Uccido le guardie senza far rumore, poi parto dall'ultimo piano. Sì, hai visto pure la voce come gli è cambiata? Sembra più cattivo. In realtà è una cosa molto più occidentale, quella del mito del ninja. Questo l'ho letto, ragazzi. Mi stavo leggendo dei documenti proprio oggi. Potevo fare quella duplice. Ora devo capire come avvelenarli. Sì, amico mio, vediamo un po'. Il sentiero. Poche difese, molti ripari. Oh, ma sbaglio, ragazzi, o è più cattivo? Poche difese, molti ripari. Se no? Preparano un banchetto. Posso avvelenare il latte del Khan. Farlo bere all'esercito e uccidere tutti i sopravvissuti. Bruttissima, ragazzi, sta mossa. Un cappello. No, Ryuzo. È Ryuzo. Certo che è qui. Arriverà prima o poi, ragazzi, il suo momento. Fortificazioni, esplosivi. Mio zio ci sta portando al massacro. Devo raggiungere l'Airag senza farmi notare. Passiamo per il giardino. Certo, ragazzi, perché vedete, loro passano lì e qua c'è tutto esplosivo e vanno a morire praticamente. Allora, credo che dobbiamo passare di qua. No, 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 sei buono, eh. Fortunatamente l'ho fatto fuori questo. Sì, 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 sì. Vabbè, tutto molto facile, ragazzi. Vabbè, era facilissimo. Ora facciamogli bere il veleno al banchetto. Ah sì, Al banchettino. Sì, attraverso le cose, ma va bene lo stesso. Allora, ragazzi, dobbiamo solo sfruttare le coperture. È abbastanza semplice, sempliciotto come cosa. Porco due! Abbastanza semplice. Dai. Sì, sono un campanellino laggiù. Dai, Yago. Vai, 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 vai. Ora aspettiamo. Buona ciuccia al latte. Comunque è bruttissima sta cosa. Mi ricorda non so se avete mai giocato a Final Fantasy 6. Vabbè, non vi spoilerò. Kefka Palazzo. Uno dei, secondo me, degli antagonisti migliori di tutti i Final Fantasy. Fa una cosa molto simile. È da infami effettivamente questa, eh. Non ne va fiero. Non ne va fiero neanche lui, secondo me. Jin, questa è la strada e questa è la via che hai scelto. Non credo che alla fine nostro zio ci riconoscerà, come Shimura. Jin! No! Dov'è il Khan? A nord.
Mi ha fatto restare per prendere la testa dello spettro. Bocca al lupo. Allora vieni a prenderla. No. Avrei potuto ucciderti. Invece ho convinto il Khan a darti una possibilità. Ho ucciso Taka! E tu hai ucciso i miei uomini. Ho perso tutto. Possiamo sconfiggere i mongoli insieme. Dopo tutto ciò che hai fatto! Di alla gente che ero la tua spia, che dovevo farmi amico il Khan. Crederanno allo spettro. Basta! Ci conosciamo da una vita, Ryuzo. Arrenditi e rispondi dei tuoi crimini. Per il nostro bene. Non posso. Gli darò una morte degna. Arrenderti. Non morirò per mano di tuo zio. Gli darò una morte degna anche se non se lo merita. Una splendida morte, una morte onorevole. Non mi fermerai, Ryuzo. Vieni, vieni. Il mio corpo, ragazzi. Quel veleno infrange il codice di tuo zio. Non avevo altra scelta. Ragazzi, guardalo come lo sto pickstando. Davvero, samurai, sto aspettando il suo attacco. Non mi voglio far muovere dalle emozioni. Ryuzo, l'onore tu non l'hai conosciuto in vita, ma lo conoscerai nella morte. Non ti perdonerò mai. Basta, è finita. No, ancora vivo. No. No. Volevo dargli una morte discreta, con la mossa finale. Jin, ti prego. Addio, Ryuzo. Il castello è tuo. Il Khan va a nord. Lo fermeremo. Mi hai sfidato. Ho dovuto farlo. Per loro. È così che vuoi essere ricordato? Ci ha difesi. Seminando il caos e la paura. Siamo in guerra. E ti comporti come il nemico. Non è il nostro codice. Il tuo codice non può salvarci. Lo Shogun esigerà una testa. Ma non deve essere per forza la tua. So bene chi ti ha convinto. Zio. Rinuncia allo spettro. Lei deve essere incolpata di questo scandalo.
bastardo. Di che? Tu sei Jin Shimura, servo fedele dello Shogun. Il mio erede. Mio figlio. Non sono tuo figlio. Sono lo spettro. Oh. Brividi! E sarai condannato per questo. Trova il can. Jin. Per Taka. Vai! Mi raccomando, scaricate il gioco dal link in descrizione così mi supportate e avrete con questo codice la skin della bandiera italiana.